Oh, benvenuti amici, benvenuti su una nuova scoppiettante puntata. Mi sono troppo spostato di B Square Gaming. Questo gioco è Until Dawn. Scusate, no, Dawn, lo dico male, insomma, fino all'alba. E non mi resta che ricordarvi che questo è il primo gioco di questa nuova stagione. Stiamo sperienziando, proprio dicendola proprio in termini sbagliati, alcuni dei rallentamenti sulla normale programmazione, ma è tutto normale, non vi preoccupate, questa è una nuova serie. Stanno arrivando un sacco di giochi, quindi state connessi, state belli connessi. Dovrebbe essere horror, quindi ho messo la facecam, mi metterò gli occhiali da nerd e vediamo se mi fa saltare addosso. È il solito gioco dove mi deve far saltare sulla sedia a tutti i costi. L'effetto butterfly effect. L'impercettibile battito d'ali di una farfalla oggi può provocare un devastante uragano a settimane di distanza. Va bene, questo lo sapevamo dai tempi, da quando eravamo piccoli, dai primi Jurassic Park. Non so se vi ricordavate, ma c'era appunto il fisico sulla macchina che parlava di questo butterfly effect. Emozionato. Ho messo comandi normali, non comandi move, altrimenti impazzisco. Le tue azioni plasmano lo svolgersi della storia. Quindi mu multiple storie, grandi emozioni e una farfalla. Bene. Tipo Silenzio degli Innocenti. Cominciamo bene. La tua storia è una delle molteplici possibilità. Quindi vorrebbero incitarmi a giocare più e più volte ancora questo titolone. Scusate, non sto benissimo, quindi se mi vedete un attimino destabilizzato. Ambientazione stile la casa. Chi non ha visto la casa vada subito a vedere la casa. L'originale, quello di anni fa. Baita, per chi piace il clima caldo e temperato. Ah, iniziamo già così. Non posso credere che tu l'abbia fatto davvero. Non pensate che sia uno scherzo un po' crudele? No, andiamo, se lo merita. Non è colpa sua se ha una cotta per Mike. Anna ha fatto la prima mossa con lui. Mi prendo cura della mia amica Emma. Solo perché è il capoclasse, non è che diventa l'uomo di tutti. Mike è il mio Ehi, uomo. io non sono l'uomo di nessuno. Come vuoi tu, tesoro. No, però la grafica non mi sembra niente di. Hai visto? Papà ha detto che saremmo stati soli questo weekend. Josh? Ok, bene, abbiamo il comando. Minchia, che palle la telecamera fissa, no! Che devo fare? Andiamo a scaldarci le mani. Ma posso interagire? O è. Quella cos'è? Una scala? No, legno. Beh, apriamo la porta. No, sempre Energy X, suppongo che. Vabbè, andiamo nell'altra porta, ragazzi. Tutorial. Usa la levetta destra per guardarti intorno. Ah, avete capito. Tieni premuto il tasto R2 per prendere la bottiglia, no? Cosa mi ci faccio? Ok. Posto. No, molto interessante. Josh, come al tuo solito hai dato il meglio di te.
Ancora? C'è un'altra X? Ah no, 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 stai. Ok. A posto. Non si può correre, naturalmente, no? Un'altra bottiglia. Che bello. Anna. Sei davvero sexy con quella maglietta, ma scommetto che lo sei più senza. Romanticismo allo stato puro. Vieni nella stanza degli ospiti alle 2. Mike. Vediamo che ora è. Cos'hai in mente quell'ingenua di nostra sorella? Qualche idea ce l'ho. Ho avuto il biglietto. Speravo che venissi. Forse dovremmo solo iniziare, sai, a baciarci e poi si vedrà. Oh, sì, così. Ah, proprio... Cazzo, il sogno di ogni uomo, va bene. Si sta togliendo la maglietta. Cosa? Oh mio Dio. Matt, che cosa ci fate qui? Anna. Scusa, Anna, non doveva finire ormai così. È solo uno stupido scherzo. Marta. Siete davvero degli stronzi, lo sapete? Anna. Marchetta della GoPro. Una levetta a destra per scegliere. Sveglia Josh e trova gli altri. Beh, svegliamolo. Josh. Cazzo. Te lo dico a fare, un mezzo rincoglionito. Ehi, c'è qualcuno fuori. Che diavolo? Cioè, ma... Sta bene, non sa stare agli scherzi. Era solo uno scherzo, Anna. Cosa avete fatto? Stavamo solo scherzando, Beth, niente di serio. Che coglioni. Anna! Ma ragazzi, ma in maglietta in una bufera. Dovremmo seguirla? Penso che tu sia l'ultima persona che vorrebbe vedere ora, Mike. Oh, merda. Merda, quick time event a manetta. Segui le orme, segui il rumore, no? Io seguo le orme, no? Ma... Cazzo! Porca troia! Cazzo, Anna! Ma dove sei? Una selfie. Ah, ok. Anna! Ah. Come si muove a cazzo, però. È difficilissimo farla muovere, eh? È incredibile, cioè, non, cioè ora voi non vi sembrerà, ma... Dice qualcosa però. Tieni premuto L1. Come coraggio? Curiosità. Ah, stato re... Ok. Ho sbagliato. Ah, ok. Qui non c'è un cazzo. Cosa c'è là in fondo?
R1. Morte, profezia di totem, nero, morte, la possibile morte della persona che lo trova. Le tribù indigene credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e premonizioni. Ogni pezzo del totem predice un possibile evento del futuro. Il modo in cui giocherai determinerà l'avverarsi o meno di queste profezie. Man mano che sbloccherai il totem, gli eventi del passato diventeranno più chiari. Quindi devo crepare questo, il totem della mestizia. Correre no, eh. Ma se tipo... Minchia. Muovi sta torcia dove ti dico di muoverla. Qualcuno si deve essere incendiato per forza un peto. Anna. Anna. Sei una cretina, Anna. Anna. Oh mio Dio, stai congelando. Ecco, prendi la mia giacca. Sono una stupida. Che sì. Anna, ti pezzo. Per Dio, conosco Anna da un minuto e voglio già che crepi. Lasciati cadere, lascia Anna. Vai. L'analista. Cazzo, come Silent Hill. Dai, analizzami. Prima di iniziare, vorrei essere sicuro che tu capisca alcune cose. Nessuno può cambiare quello che è successo. Il passato va oltre il nostro controllo. Devi accettarlo per poter andare avanti. Ma questa rivelazione racchiude la libertà. Quello che fai, le decisioni che prenderai d'ora in avanti apriranno le porte per il futuro. Voglio che lo ricordi, voglio che lo ricordi mentre giochi la tua partita. Ogni singola scelta influenzerà il tuo destino e quello di chi ti circonda. Ok, hai deciso di cominciare questo gioco. È importante. E io voglio aiutarti a comprenderlo. A volte queste cose possono fare paura, o perfino terrore. Ma io sono qui e farò in modo che tu possa sempre trovare un modo per farcela. A prescindere da quanto siano penose. È l'attore di Fargo, comunque. Inizieremo con un semplice esercizio. Potresti prendere la carta? Ora osserva la figura sull'altro lato e... Ma guarda, senti. È essenziale che tu risponda onestamente per trarre il meglio da questa esperienza. Ok. Va bene. Dai, piglia, su. Ok. Come ti ha fatto sentire quella figura, onestamente? A disagio. Okay. L'onestà è un bene.
E qual è la cosa che ti innervosisce? Lo spaventapasseri, direi che è bruttissimo. Capisco, capisco. Facciamo finta che lo spaventapasseri non ci sia. Ti sentiresti a tuo agio in questo posto senza altri per un certo tempo? Una settimana, per esempio? No. Ma sti cazzi. Ma no. E le console dove le infilo? E perché no? Non so perché non... Né soffrire di solitudine, avrei paura. Dai, facciamo avere paura. Caghiamoci addosso. C'è qualcos'altro in questa immagine che ti spaventa? La tua faccia riflessa, brutto stronzo. Non saprei. Ah, interessante. Ora temo che il tempo sia terminato. Ma ti prego, rifletti su una cosa. Che cosa manca in questa foto? Hm? Quella cosa che ti fa paura. Dobbiamo scoprirlo, non credi? Ma la prossima volta. Che sorriso stronzetto. Vabbè, quindi... Quindi... Allora, questo qui era l'attore di Fargo, che tra l'altro, se non ricordo male, faceva un nichilista in Nel Grande Lebowski anche. Comunque, è un attore, cioè, di Hollywood, ora non direi il top di gamma, ma sapete, quando si fanno questi giochi, avere il top di gamma è molto difficile, soprattutto se non sei COD. Però, vabbè... ragazzi, in tutta onestà, non so che cosa aspettarmi bene da questo gioco. So che è un gioco horror, però i comandi saranno un po' tipi alla Heavy Rain e alla... come si chiamava l'altro? L'ho fatto anche sul canale, vabbè, insomma, per quei tipo di giochi. Speriamo che sia un horror che ci inquieterà davvero nel profondo. Oggi è il primo anniversario dell'orribile tragedia che ha avuto luogo sul Monte Washington. Sceriffo Annie Klein, a capo delle indagini sul caso. Grazie dell'invito, Marty. Nostri ascoltatori, un aggiornamento su Anne e Beth Washington, le gemelle scomparse. Esattamente un anno fa le due Washington lasciarono la baita dei genitori e si avventurarono in una bufera di neve. Di delitto? Non ufficialmente, no. C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse, ma al momento non sappiamo dove si trovi. Ha un precedente interessante con la famiglia Washington. Li abbia messi in guardia dal proseguire il loro progetto edilizio, sostenendo che la terra fosse sacra per i suoi avi. Sappiamo che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio. Potrebbe nascondersi lì? I miei uomini hanno ispezionato la zona. Ragazze non avrebbero mai potuto raggiungerlo. Qualcosa su quella montagna sembra attirare tragici eventi. Più di quanto immagini. Grazie per essere stata qui. La sera Bagli Washington, Melinda e il figlio Josh, per l'anniversario della misteriosa scomparsa di Anna e Beth Washington. Oh, salve amici e spettatori. Aspetta, la rifaccio. Ok. Bene. Salve amici e spettatori. È davvero fantastico rivedervi tutti anche quest'anno. Per prima cosa voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Dunque, per cominciare vorrei parlarvi un attimo di una cosa che forse sapete già. So che siete tutti preoccupati per me e so che sarà difficile per tutti noi tornare qui dopo quello che è successo l'anno scorso. Però... voglio solo che sappiate il fatto che siamo qui per me significa davvero molto. Io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme,
di sapere che le pensiamo. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. D'accordo. Ok, perciò voglio che sia una festa davvero sfrenata, va bene? Questo viaggio non lo scorderemo facilmente, ok? Sì! Vabbè, dai. Vabbè, vabbè. Ragazzi, ma questo è nella vostra concezione di vacanza con gli amici. Voi andreste in una baita eoni di miglia lontane dal centro e soprattutto ci andreste da sola, con questa povera stronza. Ancora. Ma quello non ha meglio, cioè non ha niente di meglio da fare. Sam, la migliore amica di Anna, premurosa, avventurosa. Diligente, a posto. Ehi? C'è nessuno? Sam, sentiero per la stazione della funivia. 21.0. Ah, pure! Devo andare a... Ah, beh. Usa la levetta per muovere la visuale. Sì, comunque, cioè, ha veramente dei comandi... poco responsive, se devo dirla tutta. Oh, cosa? Cancello non si apre, scavalca. Naturalmente buttalo via questo fogliettino, così il prossimo. Dai. Oddio, che roba. Ok. C'è questa cosa che si illumina che mi fa dedurre veloce o sicura. Vabbè, non ci rincorre nessuno, sicura. No, già una cretina. Ah! Cacchio. Arrampicati. Cacchio, mi stavo già distraendo, ma ditemi voi. Sembra il quizzettone. Mica facile come salto, comunque. Va bene, insomma, abbiamo capito che c'è un tipo dall'asma facile che ci rincorre, non è Darth Vader. Hai fame? Eh? Oh, cavolo. Ehi, va tutto bene? Ecco, così. Non ho capito che cazzo devo fare. Cos'è quella luce? Ma devo per forza farlo? No, dai, ma vai avanti, ma che cazzo me ne frega? Cioè, non so neanche come farlo. Carino. Che poi prima era fermo, ma
Vabbè, deve essere cioè, oscilloscopio di merda. Va bene, se non sai come procedere, consulta l'obiettivo attuale premendo il tasto R1. C'è solo un sentiero, come non so come, cioè, ora, già perdersi in un sentiero mi sembra un po'... Sì, però corri, bimba mia, perché qui se no arriviamo domani mattina. Vabbè, leggiamo, leggiamo, leggiamo. Allora. Ok, allora. Popolazione indigene, profezie delle farfalle. Le tribù che un tempo abitavano queste montagne credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e possibili profezie. Il colore della farfalla indicava la natura della profezia. Morte. La farfalla nera pronosticavano la morte del sognatore. Pericolo. Farfalle rosse mettevano in guardia dagli eventi pericolosi. Perdita. Le farfalle marroni, scusate, preannunciavano una tragedia degli amici. Guida. Farfalle gialle offrivano la guida. Non mi ricorderò mai tutti i colori. Farfalle bianche portavano fortuna. Minchia. Già, l'ho capito che troverò il... Va bene, allora... Cioè, siamo proprio per spastici, perché... Ruota ok. È giallo, però, eh. Quindi, cos'era il giallo? Me lo sono già scordato. Futuro incerto. Che la profezia si avveni o meno dipende dalle scelte che compierai. Premi il tasto R1 in qualsiasi momento per visualizzare i totem raccolti. Lì, the past is beyond our control. Grazie al cazzo, il passato. Il passato va oltre il nostro controllo. Va bene. Ah, posto così. Quante emozioni. Va bene, direi di entrare. Anche perché c'è no. Chris, Benoit. Postaccio di merda, Dio mio. Quindi posso scavalcare. La tua borsa è qui, dove sei? Non è che sei nella borsa? Bene, che cos'è che abbiamo qui? Ma naturalmente spiamo. Aha! Guarda un po' chi c'è. Curiosa. Ah, una cotta per Ashley. Protettivo, spiritoso, metodico. Bravo, uno psicopatico. Ok, a posto così. Scusa, sei la mia segretaria? Stava vibrando. Bene, ehi. Sono bionda e sexy. Ora ci penso io. Quante emozioni, ragazzi. Quante emozioni solo su questo canale, eh. Cioè... Oh, ehi. Ho trovato una cosa niente male. Cioè? Non te lo dico. Devi vedere da sola. Vieni. Di qua. Ma sono io quella per quella cotta? Vedrai che roba super. No, Ashley. No, devo dire che, cioè, in tutta onestà la grafica non è che mi... aspetta, 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 stronzettino che qui brilla. Wanted. Manifesto del ricercato. Allora, sesso maschio, 1,88, ultimo indirizzo noto, ok. Ultimo avvistamento 98, ma non so che periodo è, o probabilmente se è successo. Per incendio doloso, oltre a varie minacce di morte. Chiunque abbia informazioni su questo pericoloso criminale, contatti la polizia provinciale più presto. Polizia provinciale, bla bla bla, luglio 1998. Ma se siamo nel 2020, sarà difficile. Ta-da! Niente male, eh? Già. Niente male cosa? Andiamo, guarda queste bellezze. Beh, bellezze non è la prima parola che mi viene in mente. Cosa diavolo ci fanno qui? Che intendi? Che cosa diavolo ci fa un poligono alla base di una baita da sci? Scusa, ma tu l'hai conosciuto, il padre di Josh? Sì. Lui si crede tipo Grizzly Adams. Vuoi provare? No, fai pure tu, Grizzly. Bene. Andiamo. Ma è scemo? Come faccio a mirare questa roba? Ah, proprio così. Ok. Va bene, ho capito che devo puntare. Non può. È lineare a bestia, eh.
Ah, R2. Ma? Ah, qua sopra. No, si è figo bestia, ho capito, bello. Secondo me è un chiaro caso di fortuna del principiante. Non credo proprio, ragazza. Ah, ci ritenta, ci riprova. Guarda, chiunque potrebbe colpire una bottiglia tanto grossa da così vicino. Col cazzo che mi l'ho lo scogliato, sacchetto di sterco. Bel colpo. Ti ho appena fatto il culo. Ehi, cecchino, arriva la funivia. Aspetta. Ah, quindi abbiamo... Dai, Chris, c'è la funivia. Certo, sarebbe stato bello... Cioè, io non ho nulla contro gli animali, quindi cioè, non l'avrei fatto nella realtà. Però, cioè, vi immaginate un coglionazzo che spara allo scoiattolo di fronte a una donna? Minchia, sarebbe stato epico. Tipo lei che si strappa le vesti, dice, sei un intensibile. Che è davvero strano ritrovarsi quassù dopo un anno. Già, sono arrivata qui e tutti i ricordi sono tornati a galla. Ehi, strano, è chiusa. Già, Josh voleva tenerla chiusa. Tiene fuori la gente. Ha detto così? Quale gente? Ha detto che una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva. Accidenti. Ok. Ecco, un vetro grosso come... Vabbè ragazzi, a me non resta che darvi appuntamento al prossimo video, mi raccomando, state belle connessi, belle spolliciate, primo video, quindi mi aspetto... Un super coinvolgimento da parte vostra. Lo so che siamo appena tornati dall'estate, io sono tipo macerato, mi viene la nausea, bla bla bla. Però, sono anche abbronzato. Però, mi raccomando, belle spolliciate lì su. Non c'entro un cazzo, va bene, ciao, alla prossima.